Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicoletta Valenti e sono una delle psicologhe del consultorio familiare di Via Pace 15, che fa parte del Policlinico di Milano e collabora con la clinica Mangiagalli. Abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione su un tema che ci pare fondamentale, che è la relazione tra voi e il vostro bambino che sta per nascere. Nonostante l'estremo sviluppo della corteccia cerebrale, che è quella parte dell'encefalo più nuova deputato al pensiero razionale, noi sappiamo che nelle strutture più antiche e più profonde del nostro cervello sono depositate da sempre tutte le informazioni necessarie per diventare una mamma competente. Allo stesso modo, il neonato non nasce come una tabula rasa, ma nasce geneticamente predisposto alla relazione e alla comunicazione. Il neonato, quando nasce, sa in modo innato che ci sarà qualcuno che si prenderà cura di lui e sa in modo innato come fare ad attivare queste cure: attraverso il pianto, attraverso l'agitazione, il sorriso, lo sguardo. Il neonato, attraverso la relazione, ci comunica i suoi bisogni. Anche se vi sembrerà strano, il bisogno primario di ogni neonato non è quello di essere nutrito, ma quello di stare a contatto con un adulto che si prende cura di lui. Il neonato ha primariamente bisogno di contatto fisico per la sua sopravvivenza. Il contatto ha innanzitutto la funzione di regolare le nascenti funzioni biologiche del neonato. Stando vicini e stando a contatto, gli esseri umani sincronizzano i propri ritmi biologici. Quindi, stando a contatto col vostro bambino e tenendolo in braccio, voi lo aiuterete a regolare il ritmo del suo respiro, il ritmo cardiaco, la temperatura corporea, le onde cerebrali e quindi anche il ritmo sonno-veglia. Inoltre, stando a contatto, il bambino sperimenterà ancora una volta quel senso di contenimento e di sostegno che ha sperimentato per 9 mesi quando era nella vostra pancia, sentendo un senso di protezione e di sicurezza che sarà fondamentale per il suo futuro sviluppo emotivo. Per essere una mamma competente è necessario quindi saper ascoltare e saper ascoltarvi. Saper ascoltare i segnali che il vostro bambino vi manda attraverso il suo comportamento e saper ascoltare voi stesse, i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, le vostre intuizioni. Fidatevi di voi stesse perché solo voi potete sapere qual è la scelta migliore per voi e per il vostro bambino, perché ogni coppia è unica e irripetibile. Come diceva il famoso pediatra e psicanalista Winnicott, un neonato non ha bisogno di una mamma perfetta, ma di una mamma sufficientemente buona. Una mamma attenta e responsiva, una mamma che lo ascolta e che fa del suo meglio per soddisfare i suoi piccoli grandi bisogni.